Ciao amore. Ciao. Venite, venite. Sera. Mi scusi, signora contessa. Ragazzi, ho il piacere di presentarvi una delle ospiti più illustri del nostro albergo, la contessa degli Strozzi, mia nipote Barbara, il marito Cesare Rattazzi. Lieta. Immagino che lei giochi a poker. Beh, no, contessa. Peccato. Guarda, mi dispiace proprio lasciarti sola, tesoro, ma questo impegno di lavoro mi è impossibile spostarlo. Comunque, se tutto va bene, dopodomani sarò di nuovo qui. Non ti preoccupare, caro, capisco benissimo. E poi si tratterà soltanto di una giornata. E comunque non sarò da sola. C'è sempre lo zio Pino. Ok, ciao. Ciao. Sì, lo sai che mi serviva il suo nome come promozione. Sì, Barbara, per me non è che un'immagine. E appena concludo con i discografici di Londra, la mando definitivamente al diavolo. Ma certo che staremo insieme, come in questi due giorni magnifici. Certo. Ok. Ciao. E questa telefonata che cosa significherebbe? Dai, Barbara. Non vorrai fare una scenata, no? Non è nel tuo stile. E invece lo è. Dai, smettila. Non vorrai farmi credere che sei innamorata di me, no? Sei troppo egoista e piena di te per innamorarti di qualcuno. In fondo, in questi due giorni, non è che sia stato solo io a prendermi un diversivo. Anche tu non hai sprecato il tuo tempo. Non hai esitato a stravolgere la vita a quel ragazzo, solo per un tuo capriccio. Non vedi che arriva? Luca, ti stavo cercando. Non è come lei pensa, dottor Rattazzi. Non faccia cose di cui potrebbe pentirsi. Luca è innocente. Guarda che se stai cercando di coprirlo per la storia con Barbara non serve. So già tutto. E poi non me ne frega niente. Luca, questo è il mio biglietto da visita. Cerca di chiamarmi appena rientri a Roma. Voglio fissarti un'audizione. Hai talento, ragazzo. Vorrei che lavorassi con la mia etichetta discografica. Sul serio? Certo. Ci vediamo a Roma, spero. Come no? Speriamo di vederci. Come no? A presto, ragazzi.